Eccoci, buonasera. C'è una notizia che è di pochi minuti fa. L'imprenditore Maltauro, che è uno degli arrestati per la vicenda dell'Expo, delle tangenti all'Expo di Milano, ha confermato l'esistenza di una cupola costituita dai rappresentanti, lo sappiamo, di aree politiche diverse che si spartivano la torta delle tangenti e dialogavano direttamente con le imprese degli appalti. E questo quanto sarebbe emerso, ma è praticamente certo, da un interrogatorio che peraltro nei passaggi, nei particolari, nel suo articolato, è stato secretato dai magistrati milanesi, un interrogatorio che è durato 9 ore, quello dell'imprenditore Maltauro, proprio nella giornata in cui si acuisce ancora di più lo scontro all'interno della Procura di Milano. Tra il procuratore Bruti Liberati e il suo vice Robledo, il suo aggiunto Robledo, il quale nega quello che abbiamo dato tutti i giornali, per la verità, con evidenza ieri sera, l'accusa di Bruti Liberati a Robledo di aver addirittura raddoppiato i pedinamenti, mandando un ulteriore esponente della polizia giudiziaria a fare gli stessi pedinamenti che erano già in corso su iniziativa di altri magistrati. Non è affatto vero e lo posso provare, ha detto in sostanza Robledo al Consiglio Superiore della Magistratura. La vicenda si incarognisce quindi ancora di più. E poi ci sono anche però le storie che arrivano dalla politica. Intanto la mossa del governo, l'estensione dei famosi 80 euro anche a cassintegrati, disoccupati, part-time e lavoratori stranieri, purché in regola con le imposte italiane. E anche però l'altra vicenda, quella del cosiddetto complotto napolitano, nega tutto. Berlusconi si dimise spontaneamente, questa è la sostanza, e la sostanza della replica di Berlusconi: non posso parlare perché se attacco napolitano mi rimandano a San Vittore. E questo per dire qual è il clima, mentre Grillo attacca ancora. Su Genovese, il deputato del PD di cui la Camera deve votare il sì o il no all'arresto, vogliono rinviare a dopo le elezioni, è uno scandalo, dice Grillo. Vedremo che cosa sta succedendo, ma ci sono altri fatti clamorosi, come l'avviso di garanzia per Giovanni Bazzoli, la figura centrale del sistema bancario italiano, per una vicenda che coinvolge pesantemente anche UbiBanca, quinta banca del paese. E poi non potremo non parlare della tragedia gravissima in Turchia, i 230 morti già accertati nella tragedia appunto della miniera. I titoli tra 30 secondi. La cupola degli appalti a Milano esisteva, lo ha ammesso dopo 9 ore di interrogatorio l'imprenditore Maltauro, ascoltato dai magistrati milanesi, parlando del sistema necessario per aggiudicarsi i lavori dell'Expo. L'interrogatorio è stato secretato, ma altri elementi sarebbero arrivati anche da Sergio Cattozzo, considerato il corriere dei pagamenti. E a questo punto l'inchiesta potrebbe allargarsi ancora. Il bonus IRPEF di 80 euro arriverà da maggio anche per cassintegrati, disoccupati che percepiscono l'indennità, lavoratori in mobilità, lo prevede una circolare dell'Agenzia delle Entrate. Tra le novità anche il fatto che le somme percepite come incremento della produttività tassate al 10% non concorrono ai fini del bonus. Nessuna pressione, Berlusconi si dimise liberamente e responsabilmente, così in una nota il Quirinale respinge l'ipotesi di un complotto per l'arrivo di Monti a Palazzo Chigi nel novembre 2011, una tesi questa sostenuta da Forza Italia dopo le rivelazioni dell'ex ministro del Tesoro americano Geithner, che ha parlato di pressioni europee per far cadere il governo italiano. Ma Berlusconi, ripete, fu un colpo di Stato, non posso parlare di più. Rischia di slittare a dopo le elezioni e sarebbe un sollievo per il PD il voto sull'arresto di Francantonio Genovese, il deputato democratico accusato di associazione a delinquere, riciclaggio, peculato e truffa dalla procura di Messina. Grillo accusa il PD per questo ritardo. In un video dice che Genovese ha già avuto 2 mesi per inquinare le prove e poi invita la polizia a tenere d'occhio quello che definisce un potenziale latitante.
C'è un nome grossissimo, Giovanni Bazzoli, presidente del comitato di sorveglianza di Intesa San Paolo, tra gli indagati della procura di Bergamo in un'inchiesta su UBI Banca, quinto gruppo bancario italiano. Bazzoli è accusato di ostacolo alle funzioni di vigilanza, indagato anche Giampiero Pesenti, presidente di Italcementi, invece indagato per truffa e riciclaggio nel mirino delle Fiamme Gialle, compravendite di barche e aerei. 238 morti già recuperati e forse altri 120 minatori ancora bloccati sottoterra sono i numeri del peggior disastro mai avvenuto in una miniera turca. È successo a Soma, dove un cortocircuito avrebbe provocato l'esplosione. Ora è corso contro il tempo per salvare i superstiti, mentre i parenti delle vittime hanno protestato duramente contro il premier Erdogan e ci sono manifestazioni molto dure in diverse città del paese. Sera la cupola per spartirsi le tangenti sui lavori dell'Expo di Milano c'era e come, quanto è risultato dal lunghissimo interrogatorio dell'imprenditore Enrico Maltauro, che è uno degli arrestati dell'inchiesta partita nei giorni scorsi dalla Procura di Milano. La cupola degli appalti per Expo esiste, lo ha confermato ai magistrati Enrico Maltauro, l'imprenditore vicentino arrestato giovedì scorso con altre 6 persone nell'inchiesta della Procura milanese sugli appalti truccati a suon di mazzette per Expo e non solo. 9 ore di faccia a faccia con i PM, l'interrogatorio è stato secretato ma Maltauro avrebbe confermato il sistema di appalti foraggiati da tangenti necessarie per aggiudicarsi i lavori nei cantieri dell'Esposizione Universale. L'imprenditore Maltauro e il lobbista genovese Sergio Catozzo, ripresi durante lo scambio delle mazzette, un casello autostradale o fuori da un bar, immagini che parlano da sole. Sono loro i primi due disponibili a chiarire già nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP, i primi due ad essere sentiti dai pubblici ministeri oggi. Per Sergio Catozzo, ex esponente ligure dell'UDC, secondo i magistrati il Corriere delle Tangenti, il faccia a faccia con il PM Gittardi è durato 6 ore. Suoi 3 bigliettini con sigle, numeri, date e percentuali di come bisognava spartire i soldi degli imprenditori. Bigliettini nascosti nelle mutande durante le perquisizioni. 490.000 euro solo nei primi mesi di quest'anno sotto forma di consulenze o versati in contanti. Rimangono ferme invece le posizioni degli altri arrestati nell'inchiesta sul sistema degli appalti truccati che ha fatto vacillare e non di poco l'Esposizione Universale di Milano. La sponda politica degli imprenditori fa muro respingendo l'impianto accusatorio. Primo Greganti, nome noto della tangentopoli milanese e appena sospeso dal PD, annuncia un memoriale sulla sua ingiusta detenzione. Gian Stefano Frigerio, ex parlamentare di Forza Italia, nel cui ufficio si definivano le spartizioni degli appalti, e Luigi Grillo, ex senatore di Forza Italia. Ma dalle carte dell'inchiesta emergerebbero nuovi particolari. Frigerio ad Arcore con il suo segretario e factotum Rodighiero, anche lui indagato ma a piede libero. 5 volte in tutto tra novembre 2013 e febbraio di quest'anno per portare a Berlusconi delle buste con dei messaggi. Insinuazioni diffamatorie senza alcun fondamento, ha replicato l'avvocato Ghedini. Dimostreremo all'autorità giudiziaria che l'onorevole Frigerio ha solo portato lettere con considerazioni politiche. Pizzini che sarebbero arrivati anche a Roberto Maroni, che annuncia querele milionarie contro Repubblica, infastidito non poco per il titolo infamante in prima pagina. Non ho mai incontrato questi signori, se non casualmente uno di loro un giorno in un ristorante, io entravo e lui usciva. Pressioni che i componenti del gruppo, capaci di condizionare gli appalti a favore degli imprenditori che pagavano le mazzette, avrebbero esercitato anche sul ministro per le infrastrutture, citato per 4 volte dagli indagati come un referente politico. Solo millanterie, non conosco queste persone, si è difeso Maurizio Lupi. Resta il fatto che bisognerebbe capire, sapere anche dai diretti interessati perché Frigerio andava ad Arcore, perché Greganti andava a Roma al Senato. Lì la situazione è addirittura paradossale perché non risulta a nessuna struttura del Senato un passi o un tesserino o qualsiasi altra possibilità di ingresso di Greganti a Palazzo Madama. Eppure sta negli atti che diverse volte il collettore delle tangenti a sinistra si è presentato al Senato, è entrato al Senato, lì non l'hanno più potuto pedinare. E come c'è entrato al Senato e perché Frigerio andava invece a Arcore, andava nella famosa Villa San Martino? Queste sono le domande che forse la Procura di Milano vorrebbe vedere in qualche modo esaudite da risposte chiare, ma il problema è che la stessa Procura di Milano si trova nell'occhio del ciclone.
perché se possibile si è acuito lo scontro che già oppone il procuratore capo Brutti Liberate e il suo aggiunto Robledo, che questa sera ha scritto al Consiglio della magistratura, al Consiglio Superiore della Magistratura, dicendo che le insinuazioni di Brutti Liberati ledono la sua dignità, perché non è vero che ci fu quel doppio pedinamento. Non veritiere, radicalmente inventate e prive di qualunque fondamento, altamente lesive della dignità della funzione di procuratore aggiunto. C'è una nuova puntata nella guerra dentro la Procura di Milano. Adesso, con una nota spedita oggi al CSM, il procuratore aggiunto Alfredo Robledo accusa il suo capo, Edmondo Brutti Liberati, di aver mentito con affermazioni fuorvianti. Robledo stamattina era nel suo ufficio, al quarto piano. Sulla scrivania c'erano i giornali con la lettera inviata lunedì scorso al Consiglio Superiore della Magistratura da Brutti, che dopo un mese lo trasformava da accusatore di un sistema di potere dentro la Procura che si spartisce le inchieste più importanti ad accusato che col suo comportamento aveva rischiato di mandare all'aria l'inchiesta su Expo. Brutti ha scritto al CSM che Robledo aveva intralciato l'inchiesta, aveva raccontato un episodio definito surreale. Secondo il procuratore capo, Robledo aveva disposto un pedinamento parallelo. In pratica avrebbe mandato a seguire due indagati una sua squadra della Guardia di Finanza, pur sapendo che sul posto c'era già personale sempre della Finanza, mosso da un altro magistrato. Brutti aveva spiegato che solo la reciproca conoscenza del personale che si è incontrato sul terreno ha consentito di evitare gravi danni alle indagini. È radicalmente inventato, tale episodio non è mai avvenuto e le inveritiere affermazioni del procuratore turbano il regolare svolgimento della funzione, scrive oggi al CSM Robledo. Allega una relazione della Guardia di Finanza, firmata anche dal capo del nucleo di Polizia Tributaria di Milano. La relazione della Finanza smentisce il procuratore. Si legge che non si sono registrati episodi di sovrapposizione operativa con personale della sezione di Polizia Giudiziaria della Procura. Robledo ha chiesto al CSM di essere nuovamente sentito per chiarire il fatto. Ieri Brutti aveva chiesto una sollecita definizione per consentire alla Procura di Milano di svolgere il suo difficile compito in un clima di normalità. Il vicepresidente del CSM, Vietti, oggi ha auspicato che le commissioni che stanno indagando concludano rapidissimamente la loro istruttoria per arrivare a una conclusione definitiva ed evitare delegittimazioni del sistema giudiziario. Il gruppo di magistratura indipendente ha chiesto al plenum di disporre un'ispezione in procura. Questa situazione è addirittura drammatica perché o mente il procuratore o mente il suo aggiunto. Una situazione è così esplosiva, non si ricorda neanche in quelle procure che furono dilaniate da veleni e corvi, che poi sono stati sempre elementi letali per la stessa capacità di lavoro di quelle procure, per la stessa attività della giustizia. Ma andiamo ora a vedere come sulla scena politica torna il dilemma sugli 80 euro, non se ci sono o no, perché gli 80 euro a quanto pare arrivano e arrivano per tutti, anzi per una platea ancora più ampia come stiamo per vedere, ma si tratta di un provvedimento che servirà da volano all'economia o di un provvedimento, diciamo così, elettorale. Intanto, elettorale o no, si allarga anche a disoccupati e cassa integrati. Qualcuno lo ha definito un colpo di scena, qualcun altro un'efficace manovra elettorale a pochi giorni dal voto per le europee. Sta di fatto che la circolare di oggi dell'Agenzia delle Entrate ha allargato, e non di poco, la platea di coloro che hanno diritto all'ormai famoso bonus da 80 euro mensili previsto dal decreto IRPEF del governo, che a questo punto finirà nelle tasche anche di chi percepisce indennità di disoccupazione, cassa integrazione o mobilità, nonché dei lavoratori part-time, ma anche degli stranieri non residenti in Italia, ad esempio se sono in regola e quindi il loro reddito percepito vale ai fini imponibili per il fisco italiano, insomma se pagano le tasse. Ma facciamo un passo indietro. Come è noto, a partire dal 27 maggio sarà erogato l'aumento in busta paga, che però fino a ieri era destinato unicamente ai lavoratori dipendenti pubblici e privati con reddito tra gli 8.000 e i 24.000 euro, con una riduzione progressiva fra i 24.000 e i 26.000. Da oggi si aggiungono anche i cassa integrati e coloro che hanno diritto all'erogazione del
l'ASPI, l'ammortizzatore sociale per i disoccupati introdotto con la riforma Fornero, con buona pace dei ragionieri di Stato che avevano espresso molte perplessità. Non solo, l'agenzia ha anche chiarito che il salario di produttività, tassato al 10%, rimane ufficialmente fuori dal monte che concorre alla creazione del reddito calcolato per ottenere il bonus, che spetterà oltretutto anche agli eredi di lavoratori deceduti che nel frattempo avessero maturato il diritto al beneficio. Bisogna però fare attenzione perché la circolare dell'Agenzia delle Entrate stabilisce alcuni limiti. Ad esempio, i redditi provenienti da immobili assoggettati a cedolare secca devono invece sommarsi ai fini del calcolo sul diritto al bonus. Rimangono invece esclusi gli incapienti, cioè coloro al di sotto degli 8.000 euro l'anno, perché non sono soggetti all'imposizione dell'IRPEF. Oggi si è concluso intanto il termine per la presentazione degli emendamenti al Senato, e sono quasi 800 le proposte di modifiche al decreto IRPEF che contiene la disciplina dei famosi 80 euro. A 2 settimane dalla concessione del bonus, dunque, da una parte governo e fisco cercano di fare chiarezza, ma dall'altra il testo legge è ancora in alto mare. E in alto mare anche una definizione di cosa è successo nel novembre 2011. Ci fu il complotto, come ha rilanciato ieri il più insospettabile e lontano dei testimoni, l'ex segretario al tesoro americano Tim Geithner, oppure non è vero, non è vero niente. Le dimissioni di Berlusconi furono spontanee, come ribadisce Piccato il Quirinale, con una nota che è direttamente ispirata da Napolitano. Nessuna pressione, Berlusconi si dimise liberamente e responsabilmente. Il giorno dopo le rivelazioni dell'ex ministro del tesoro americano Geithner sulle richieste ricevute dall'amministrazione Obama per far cadere l'allora premier Berlusconi, il Quirinale respinge l'ipotesi di complotto rilanciata da Forza Italia. Quelle dimissioni, sottolinea una nota della Presidenza della Repubblica, non vennero motivate se non in riferimento ad eventi politico-parlamentari italiani. Se pressioni esterne ci furono, il capo dello Stato non ne fu mai portato a conoscenza. Gli episodi rivelati da Geithner si svolsero in consessi internazionali ai quali non era presente perché non aveva titolo per partecipare. Come il G20 di Cannes, i primi di novembre del 2011, al centro della rivelazione. Nel suo libro di memorie, Stress Test, l'ex ministro del tesoro di Obama racconta di essere stato contattato da non meglio precisati funzionari europei per costringere Berlusconi a cedere il potere. Avanza alle quali il governo americano rispose di no. Per Berlusconi e Forza Italia la nuova prova del colpo di Stato, della manovra ai danni di un governo democraticamente eletto. Il Quirinale nella nota rimanda invece la lettura di quel passaggio fatta dallo stesso Napolitano un mese dopo i fatti, in occasione degli auguri di Natale alle alte cariche dello Stato del dicembre 2011. E cioè che la crisi che portò al governo di larghe intese fu frutto delle profonde difficoltà in cui versava da tempo la maggioranza, contrapposte alle necessità di scelte difficili e impegnative. La nota del Quirinale non chiude certo l'offensiva lanciata da Forza Italia, che vuole una commissione parlamentare d'inchiesta. Abbiamo molti motivi per essere delusi, disgustati, ma anche furiosi ed esasperati, rilancia il diretto interessato, che stamattina si era lamentato del silenzio sulla vicenda dei vertici istituzionali, Napolitano in primis. Contro di me ci fu un colpo di Stato. Non è vero che il paese fosse sull'orlo del baratro. Al G20 di Cannes già circolava la voce che io non sarei stato più presidente del Consiglio una settimana dopo, tanto che Zapatero mi disse: ma perché ti dimetti e lasci il posto a Monti? Quanto alla nota del Quirinale, la risposta è indiretta. Se attacco il capo dello Stato, finisco ai domiciliari o a San Vittore. Ma in tutto questo clima, e soprattutto a 11 giorni dal voto, quello che va a farsi benedire, con ogni probabilità, è l'accordo sulle riforme tra centrodestra e centrosinistra. Il patto del Nazareno doveva essere la dimostrazione da una parte e dall'altra che quando si vuole si possono fare le cose importanti per il paese, al di là degli interessi di fazione. Fiore all'occhiello della campagna elettorale del premier Renzi per la sua svolta buona, ma anche di Silvio Berlusconi per rilanciarsi come interlocutore decisivo e credibile. Ora, a 10 giorni dal voto europeo, quell'accordo sulle riforme sembra arrivato su un binario morto. No. Si faccia le riforme quando arriveranno in Parlamento, tanto è inutile prendere degli accordi prima se poi non vengono mantenuti, vengono cambiati. Allora noi aspettiamo da opposizione responsabile quando
come siamo sempre stati, di vedere le riforme in Parlamento, come facciamo per tutte le altre leggi. Se riteniamo che siano buone, favorevoli all'Italia e agli italiani, diamo il nostro voto, altrimenti votiamo contro. Cambia la linea, insomma, Berlusconi, pronto allo strappo definitivo. Il patto con Renzi ha avuto un andamento molto strano dopo l'accordo. Sono cambiate alcune cose importantissime nella legge elettorale a tacca. Nel mirino l'inversione con quella del Senato, le modifiche agli sbarramenti per favorire i partiti minori, ma anche e soprattutto il ballottaggio previsto nel caso nessuno superi la soglia necessaria per incassare il bonus per raggiungere la maggioranza. Architrave irrinunciabile da sempre per Renzi, ma anche modifica concordata con Forza Italia, compromesso siglato tra i due partner delle riforme. Ma ora Berlusconi ci ripensa. Noi non potremmo mai accettare un ballottaggio. Sarebbe la morte del centrodestra, perché tutti i voti del Movimento 5 Stelle andrebbero alla sinistra, dice ora l'ex premier, il cui timore sembra quello di arrivare terzo e quindi essere escluso dall'eventuale ballottaggio. Per questo l'ex cavaliere vuole vedere come vanno le europee e decidere dopo. Una pausa che non sembra però voler concedere il Presidente del Consiglio. Non indietreggeremo di un passo sul percorso delle riforme, insiste Renzi, anche oggi da Napoli. Una vera patata bollente però per la maggioranza e non solo è la vicenda della richiesta d'arresto per il deputato del PD Francantonio Genovese, che è raggiunto da pesanti accuse da parte della Procura di Messina. Si doveva decidere in questi giorni, anzi proprio oggi, il sì o il no all'arresto da parte della Camera dei Deputati, ma è passata avanti la questione lavoro e l'impressione e che si voglia andare a dopo il voto delle europee per questa decisione. E su questo tuona Beppe Grillo. In Sicilia io prego la polizia, la finanza di non farlo di nuovo scappare, che non vada in Libano, perché poi mettono delle società in Libano, si sta ammucchiando lì tutta la feccia della nostra politica. Il PD ha votato contro la calendarizzazione prima delle elezioni, questa è una vergogna del PD. Il destino di Francantonio Genovese, parlamentare PD accusato di associazione a delinquere, riciclaggio, peculato e truffa, diventa materia da campagna elettorale. L'occasione per un nuovo jacuzzi di Grillo al PD di Renzi, colpevole a suo dire di voler salvare il deputato siciliano. Oggi infatti era calendarizzato alla Camera, dopo il via libera finale al decreto lavoro, il voto per decidere sull'arresto chiesto dal Tribunale di Messina. I democratici in commissione hanno votato a favore, ma nel pieno di una campagna elettorale caldissima sul fronte giudiziario si fanno cauti. Non si teme per la tenuta del gruppo, ma più che altro per le possibili ricadute d'immagine. Sarebbe meglio, è la linea sussurrata, farlo slittare dopo le europee. Se non arriverà oggi in aula, da domani c'è un nuovo decreto da convertire, quello sulla casa, che scadrà il 27. Poi la pausa preelettorale della prossima settimana potrebbe fare il resto. In casa PD, poi, insospettisce la fretta dei 5 Stelle, che pur di arrivare al voto su Genovese, abbandonano l'ostruzionismo sul decreto lavoro, fino a pochi giorni fa, nel mirino del Movimento. Oggi sono i deputati di SEL che hanno presentato un centinaio di ordini del giorno a rallentare i lavori. Non so se fidarmi del Movimento 5 Stelle, dice esplicitamente la vice segretaria PD Deborah Serracchiani. Il timore è quello di una trappola in aula con i grillini che, approfittando del voto segreto, potrebbero salvare i genovesi e addossarne la colpa al PD, additato a casta corrotta, come fece 20 anni fa la Lega, che salvò Craxi. L'antipasto di quello che potrebbe essere arriva già in mattinata, quando i 5 Stelle, subodorata l'ipotesi dello slittamento, fanno partire un comunicato durissimo. Il PD è nudo, stanno provando a rinviare ulteriormente la votazione sulla richiesta di arresto. Ci piacerebbe sapere cosa dirà il PD ai cittadini, come giustificherà queste manovre di palazzo. Segue a ruota la richiesta di invertire l'ordine del giorno, votando prima la richiesta d'arresto per Genovese e poi tornare al decreto lavoro. Niente da fare, la richiesta viene respinta con 122 voti di differenza. Bisogna aspettare il voto finale sul decreto Poletti, che a questo punto è quasi certo dovrebbe slittare a domattina, grazie all'ostruzionismo di SEL, già ribattezzato dai più maliziosi Soccorso Rosso. Ma in queste giornate in cui la cronaca politica e quella giudiziaria sembrano sempre intrecciarsi e sovrapporsi, arriva anche un'altra notizia davvero clamorosa, perché riguarda quello che è sicuramente l'uomo più importante, la figura cardine del sistema bancario italiano, Giuseppe Bazzoli, raggiunto da un avviso di garanzia per una vicenda che riguarda la Quinta Banca Italiana.
100 uomini della Guardia di Finanza in giro per l'Italia per acquisire sedi e uffici di UbiBanca. Due indagati eccellenti nel mondo della finanza, Giovanni Bazzoli e Giampiero Pesenti. Una singola procura al lavoro, Bergamo, con due inchieste parallele dai contorni, attenzione, completamente differenti. L'universo, dicevamo, è quello di UbiBanca, terzo gruppo bancario italiano per capitalizzazione 1700 gli sportelli, nata dall'unione di più realtà storiche del centro-nord. L'avviso di garanzia per ostacolo all'attività di vigilanza è stato recapitato ai manager di vertice, incluso il numero uno Massia, ma anche a Giovanni Bazzoli, presidente del consiglio di sorveglianza della più importante banca italiana, Intesa San Paolo, che però non c'entra niente. Bazzoli infatti qua viene chiamato in causa come presidente dell'associazione Banca Lombarda e Piemontese, che riunisce circa 800 soci di UbiBanca, per lo più vecchi azionisti di quattro banche storiche tra Lombardia e Piemonte, che per far sentire la loro voce nel consiglio di UbiBanca, dove si sono fuse, si riuniscono, scambiano informazioni, insomma, fanno gioco di squadra. La procura vuol capire se questo gioco di squadra si sia concretizzato alla fine in un patto parasociale vietato per le popolari, che potrebbe aver condizionato l'elezione dei vertici. Da notare che l'indagine è partita dopo un esposto fatto da 5 membri dello stesso consiglio di sorveglianza di UbiBanca, espressione delle liste di minoranza. Dice il legale di Bazzoli, gli accordi che hanno dato vita all'UbiBanca sono ufficiali e comunicati. Aggiungono fonti dell'associazione, da noi sentite, la Consob da sempre ha il nostro statuto e le modifiche, sa chi siamo e cosa facciamo. La seconda inchiesta, partita da un esposto di Adusbef, di cui aveva parlato anche Panorama, tocca invece il settore di UbiBanca che fa leasing, ossia beni strumentali dati in uso alle imprese. La procura di Bergamo vuole capire se Giampiero Pesenti, patron di Italcementi, sia riuscito a far comprare ad una società cipriota riconducibile alla sua galassia finanziaria questo mega yacht a prezzo stracciato. Il primo proprietario era stato arrestato, UbiLeasing si era ripresa la barca e, questa l'ipotesi, l'affare sarebbe stato orchestrato grazie alla complicità di ex manager che gestivano il settore leasing di Ubi, rimossi da tempo e oggi indagati per truffa. Fonti vicine a Pesenti sostengono che l'acquisto della barca è stato fatto a titolo personale e che il gruppo non è coinvolto. Con lo stesso meccanismo di favore sarebbe stato venduto a ribasso anche l'aereo privato che aveva l'Elemora prima che il manager delle star finisse in bancarotta. Giovanni Bazzoli, detto Vanni, è la figura cardine, e dicevo, del sistema bancario italiano. Nonostante sia ormai ottantenne, è l'uomo che compì il salvataggio del Banco Ambrosiano, da cui nacque Ambroveneta, e poi la fusione con la commerciale Intesa San Paolo è nata da lì, da tutto questo. Ma non solo, è l'uomo che ha sempre determinato le decisioni più importanti in RCS e per la scelta dei direttori del Corriere della Sera. È per questo che la sua figura e la sua implicazione in un'inchiesta giudiziaria suscita tanta sorpresa e tanto clamore. Ma andiamo a vedere una notizia che riguarda il mondo economico, imprenditoriale e sindacale. Raggiunto l'accordo, niente licenziamenti, niente tagli ai salari, nessuno stabilimento chiuso dei quattro attivi in Italia. L'accordo sull'Electrolux, l'avvertenza si è conclusa con la firma di un accordo, certo che comporta una riduzione del 60% dei permessi sindacali, il ricorso ai contratti di solidarietà e anche la riduzione da 10 a 5 minuti delle pause nello stabilimento friulano di Porcia. Ma l'azienda si impegna con un piano industriale per 150 milioni di investimenti. Il governo partecipa con la decontribuzione dei salari e i fondi per incentivare la competitività. E abbiamo tempo per vedere che cosa è successo. È una tragedia, una gravissima tragedia nel mondo del lavoro, ma è anche la scintilla che ha fatto esplodere nuove proteste in tutta la Turchia contro Erdogan. Urla e pianti accompagnano l'arrivo delle barelle. È una scena che si ripete ormai da ore. Nella maggior parte dei casi i soccorritori trasportano corpi ormai senza vita. Al momento sono più di 230. È un'ecatombe quella avvenuta ieri nella miniera di carbone turca di Soma, che ha inghiottito centinaia di vite. Il più giovane aveva 15 anni.
Al momento dell'incidente nell'impianto c'erano oltre 750 minatori. A mettersi in salvo sarebbero stati 450. Una settantina sono stati estratti feriti. Per tutti gli altri si teme ormai il peggio, asfissiati dal monossido di carbonio, sprigionato dall'incendio scatenato da un cortocircuito. Per chi è rimasto bloccato nell'inferno di fuoco e fumo non c'è stata via di scampo. I montacarichi e gli impianti di aerazione non funzionavano per il blackout. Non c'erano generatori d'emergenza. Le condizioni di sicurezza dell'impianto di Soma erano state più volte criticate dai minatori. Lo scorso anno l'opposizione aveva presentato un dossier che era stato però respinto dal Parlamento. La tragedia era nell'aria, questo ha dato il là alle proteste scoppiate in tutto il paese. Il premier Erdogan in visita alla miniera è stato accolto dalla rabbia dei minatori e dei parenti delle vittime. Gli hanno dato del ladro e dell'assassino, hanno preso a calci la sua auto. Alcuni testimoni riferiscono che si sia rifugiato in un supermercato. La protesta si è diffusa a macchia d'olio in tutto il paese, a Istanbul e Ankara i giovani si sono sdraiati in terra, sui binari della metropolitana, della ferrovia, nelle piazze, davanti agli uffici della direzione della miniera. La polizia è intervenuta con cannoni d'acqua e lacrimogeni ad Ankara, ha circondato l'area della miniera per paura di ulteriori incidenti. Quello di Soma potrebbe diventare il peggiore incidente sul lavoro della storia turca. Nel 1992, in un altro impianto, Zonguldak, erano morti 272 minatori. Anche in quel caso la tragedia non è servita a migliorare le condizioni. Nel maggio di 4 anni fa un nuovo incidente ne ha uccisi altri 30. Tra poco 8:30 c'è Freccero, ma ci sono anche le parlamentari Silvana Carcano, Movimento 5 Stelle e Lara Comi di Forza Italia. Poi c'è la gabbia. Nel nugolo di ospiti di Paragone ci sono Formigoni, Cofferati, Scanzi, Fabio Amato, Zanetti, Francesca Donato e anche Paolo Barnard. Ci fermiamo. Abbiamo fatto troppo tardi, subito la linea 8:30, poi la gabbia. Buonasera, domani.